Buon lunedì e ben ritrovati. Iniziamo con una buona notizia. Ha sconfitto il Covid-19. A 101 anni l'ultima paziente dimessa dal Covid Hospital di Marsala non ha voluto parlare con i giornalisti, ha solo commentato: "Sto bene". Intanto il dottor Francesco Giurlanda traccia un bilancio della situazione epidemica in provincia. Ascoltiamolo. Siamo con il dottore Francesco Giurlanda, che è il direttore sanitario della struttura del Polo Borsellino di Marsala. Oggi verrà dimessa una anziana di 101 anni che ha lottato e ha sconfitto il Covid. Ma a Marsala, così come nel resto della provincia, c'è una grande escalation di positivi. Dottore Giurlanda, cosa dobbiamo fare? E sicuramente quello che sta succedendo ora è frutto delle feste, è frutto di non aver osservato quelle che erano le precauzioni da osservare. Quello che è successo subito dopo l'estate sta succedendo ora dopo le feste, cioè il mantenere la mascherina, il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani, sicuramente sono state trascurate e le immagini che si vedono talvolta di centri commerciali, di negozi, di punti di raduno di giovani che non osservano quelle che sono le norme. Si pensa sempre che questa malattia possa colpire gli altri e non che possa colpire noi e quindi si vive in maniera più tranquilla, senza nessun tipo di precauzione. Io posso solo dire che l'ospedale di Marsala ha visto un trend in crescita esponenziale dei ricoveri. Abbiamo riaperto ale dell'ospedale che avevamo chiuso subito dopo all'inizio di dicembre e ora c'è un trend in crescita. La nostra capacità ricettiva è quasi al completo, per cui raccomando sempre di più, cercate di prendervi cura di voi stessi. Questa è la cosa più importante da fare. In attesa che e si possa arrivare alla vaccinazione di massa e quindi stare più tranquilli. A tra poco con tutte le altre notizie. Capoluoghi zona rossa, l'aumento dei contagi obbliga a valutare una possibilità che fino a pochi giorni fa appariva remota. Scuola in sofferenza per la DAD, gli studenti chiamati di nuovo a seguire le lezioni davanti a PC e tablet. Addirittura ad arrivo, tra pochi giorni sapremo se gli sforzi per Trapani, capitale della cultura italiana 2022, avranno prodotto il risultato da tutti sperato. Il 14 e 15 gennaio audizioni, il 18 la proclamazione. Trasporti e isole minori. Il sindaco delega di Forgione interviene sulla decisione della Liberty Lines di ritirare la card di agevolazioni per isolani e lavoratori. Granata in crisi, sconfitta ieri per la Pallacanestro Trapani sul parquet di Verona. La squadra di Parente ha perso 5 degli ultimi 6 incontri disputati. E nell'approfondimento di oggi parleremo del sondaggio di Demopolis. I siciliani si dicono favorevoli ad un inasprimento delle misure di prevenzione del contagio per arginare la pandemia che dilaga nell'isola. Siamo già di fronte alla terza ondata in provincia di Trapani e in Sicilia, una domanda che spinge a ragionare sulla istituzione di una zona rossa, almeno nei capoluoghi e nelle città più grandi. Il servizio. I numeri dei positivi in provincia di Trapani crescono con una progressione preoccupante. Marsala ha subito un aumento di nuovi positivi che la attesta al primo posto in provincia, con 611 casi. Seguono Mazara con 463 casi e Trapani con 456. Al capoluogo e alle sue dinamiche economiche e sociali possono essere ascritti anche i casi di Erice, 159, Valderice, 115 positivi e Paceco con 51. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio sono circa 1.500 di media i nuovi casi giornalieri riscontrati in Sicilia. A livello nazionale, 4 delle prime 5 province con il più alto aumento di contagi nell'ultima settimana sono siciliane. A guidare la classifica è Siracusa, seguita da Vibo Valentia e Messina. Al quarto posto Trapani più 17%, mentre al quinto la provincia di Caltanissetta. Numeri che hanno spinto il presidente dell'ANCI e il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, a chiedere al presidente Musmeci l'istituzione della zona rossa nei capoluoghi. Scoppiano altre due grane per l'ASP di Trapani. Il Covid-19 entra nuovamente nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, dove sono risultati infettati dal virus SARS-CoV-2 un paziente, due infermieri e un operatore sanitario del reparto di medicina.
Il paziente, che ha accusato alcune linee di febbre, è stato trasferito presso il Covid Hospital di Marsala, mentre gli operatori sanitari contagiati sono stati posti in isolamento presso le loro abitazioni. L'altra grana è relativa alle vaccinazioni. A Gibellina alcune dosi di vaccino in più rispetto alla pianificata attività di vaccinazione sono state somministrate a docenti, operatori del servizio civile e vigili urbani. L'ASP di Trapani ha avviato un'indagine interna per capire cosa sia accaduto e per individuare il cortocircuito che ha portato a somministrare le dosi a persone non inserite nel piano nazionale di vaccinazione. Il commissario straordinario dell'ASP, Paolo Zappalà, ha chiesto una relazione scritta ai responsabili del centro di vaccinazione di Salemi ed ha confermato che le indicazioni date dal responsabile della campagna vaccinale sono precise e rigide, rispettare le priorità previste dalla Regione e dal Ministero. Zona arancione scuola, da oggi didattica a distanza per tutti gli istituti, ad eccezione di asili nido e scuole dell'infanzia che invece restano aperte, presa di posizione dei sindacati. La Sicilia è da oggi tra le 5 regioni d'Italia in zona arancione. Lo ha stabilito un'ordinanza del presidente Musumeci per contrastare l'aumento dei contagi dal Covid-19. Oltre alle limitazioni negli spostamenti, tra le nuove disposizioni è prevista la didattica a distanza per tutti gli istituti, ad eccezione di asili nido e scuole dell'infanzia. Una scelta che ha messo in allarme la FLC-CGIL con il segretario generale Ignazio Messana, che ha sottolineato come il segmento 3-6 anni della scuola statale non sia avulso dal contesto dell'istruzione, ma anzi rappresenta il primo contatto con il sistema stesso. Considerare gli insegnanti della scuola dell'infanzia come sacrificabili, dice Messana, perché svolgono una funzione sociale, significa disconoscerne il ruolo fondamentale. Intanto, i dati di ieri evidenziano un ulteriore incremento nel rapporto tra tamponi e positivi nell'isola, con un picco di circa 18%. Se c'è emergenza sanitaria in Sicilia, continua Messana, c'è anche per la scuola dell'infanzia, ricordando inoltre come gli alunni non indossino mascherina, mentre per gli insegnanti è prevista soltanto quella chirurgica. In pratica, per Messana, se le scuole devono restare aperte, bisogna rafforzare le norme di prevenzione, evidenziando come priorità la vaccinazione di tutti i lavoratori della scuola. Analoga richiesta è giunta dalla UGL Scuola con una nota della segretaria Ornella Capuzzi. Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Trapani, una denuncia e 4 persone sanzionate per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid-19. 110 mezzi fermati e 200 persone identificate, controllati 6 esercizi commerciali ed elevate sanzioni per circa 10.000 euro. È il bilancio dei controlli del territorio effettuati nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Trapani. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle disposizioni anticontagio contro la diffusione della pandemia da Covid-19. 4 le persone fermate e sanzionate perché non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale. Nel corso dei controlli, inoltre, è stato denunciato un ventenne senegalese con precedenti di polizia. Il giovane, sottoposto a controllo in viale Regione Siciliana, era sprovvisto di documenti di riconoscimento e si era rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari. Un trapanese di 30 anni, inoltre, è stato segnalato alla prefettura poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di 1 grammo di hashish. I controlli, fanno sapere dal comando provinciale, saranno ripetuti nelle prossime settimane con l'obiettivo di intensificare la cornice di sicurezza, con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione giovanile e di movida. Al cimitero di Trapani sono stati ultimati i lavori per altri 248 nuovi posti. Sono 77 le salme in attesa di sepoltura. Corsa contro il tempo, in pratica quella dell'amministrazione comunale di Trapani, guidata dal sindaco Tranchida per sopperire alla mancanza di loculi disponibili al cimitero. E di oggi la nota del sindaco con la quale rende noto il fatto che sono stati ultimati i lavori che rendono fruibili altri 248 nuovi loculi allocati al secondo piano dell'edificio cimiteriale ubicato nella zona dei campi di inumazione. Inoltre è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico di Protezione Civile per il completamento di ulteriori 140 loculi, sempre nello stesso padiglione.
Attualmente sono 77 le salme in attesa di sepoltura, i cui familiari da domani verranno contattati e, assolti gli oneri burocratici, si potrà procedere alla tumulazione. Purtroppo le difficoltà tecniche e amministrative, aggravatesi con la pandemia, dichiarano il sindaco Tranchi e l'assessore Nino Romano, non ci hanno consentito la necessaria tempestività per assicurare immediata sepoltura a tanti concittadini trapanesi. Adesso l'emergenza gradualmente rientrerà e si potrà supplire al triste fabbisogno per diversi mesi e comunque entro 30 giorni potremo anche esperire un progetto per pianificare meglio il futuro anche in termini di potenziamento di investimenti, operatività funzionale e gestionale. Facciamo una pausa, tra poco. Addirittura d'arrivo, tra pochi giorni sapremo se gli sforzi per Trapani Capitale Italiana della Cultura 2022 avranno prodotto il risultato da tutti sperato. Trasporti e isole minori, il sindaco del Lega di Forgione interviene sulla decisione della Liberty Lines di ritirare la card di agevolazioni per isolani e lavoratori. E poi per lo sport parleremo della sconfitta della Pallacanestro Trapani sul parquet di Verona. La squadra di Parente ha perso 5 degli ultimi 6 incontri disputati. Ben ritrovati, battute finali dunque per Trapani, Capitale Italiana della Cultura 2022. Il 18 gennaio si decide il servizio. Tutti i 24 sindaci della provincia di Trapani hanno deciso di sottoscrivere il Patto per la Cultura Trapanese, un atto che al di là dell'atto formale della firma di ogni primo cittadino, trova esplicitazione nel tavolo tecnico che si svolgerà questo pomeriggio durante un webinar che sarà condotto online dal giornalista Nicola Baldarotta, direttore del nostro TG. Il patto trova definitivo consenso politico e amministrativo in vista della proclamazione della città che nel 2022 sarà capitale della cultura italiana, ufficializzazione che dovrebbe essere resa nota il prossimo 18 gennaio, al termine delle audizioni della giuria tecnica del Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e del Turismo, che si riunirà a Roma giovedì e venerdì 14 e 15 gennaio. Trapani, lo ricordiamo, è tra le 10 finaliste insieme ad Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve a Soligo, Procida, Taranto, Verbania e Volterra. Ogni città presenterà un dossier e risponderà alle interlocuzioni della giuria. Al termine dell'esame delle proposte culturali, la giuria presenterà un report indicando al ministro Dario Franceschini, in forma di raccomandazione non vincolante, il progetto ritenuto più valido. Trapani ha puntato con forza, oltre che alle bellezze paesaggistiche, architettoniche, archeologiche e alle eccellenze artistiche e enogastronomiche, alla collegialità, in pratica alla candidatura dell'intera provincia di Trapani e a fare sistema come destinazione turistico-culturale della Sicilia occidentale. Diventa quindi centrale la politica di sinergia tra i 24 comuni trapanesi, in cui la cultura è fattore primario di sviluppo e di progresso sociale e civile della collettività. Il sindaco di Favignana Francesco Forgione interviene sul ritiro della Liberty Card da parte della compagnia che gestisce i collegamenti con l'arcipelago delle Egadi. Cari concittadine e cari concittadini, c'è molta preoccupazione nelle nostre isole, Favignana, Levanzo, Marettimo, tra i lavoratori, tra gli impiegati, tra i cittadini, per l'atteggiamento della Liberty Line che ha deciso di azzerare le tessere con i vantaggi previsti per chi lavora nelle nostre isole, per chi ha un frequenza costante per obblighi familiari o di lavoro con i nostri territori. Come sapete, la nostra amministrazione ed io personalmente come sindaco sono stato il primo tra tutti i sindaci delle isole minori ad aprire un confronto anche duro e pubblico con i vertici della Liberty Lines. Lo abbiamo fatto anche attraverso un incontro convocato da noi con i vertici dell'azienda qui al comune di Favignana e l'ho fatto personalmente chiedendo un incontro all'assessore Falcone per affrontare non solo questi temi ma anche quello del taglio delle miglia previste dalla regione in vista del nuovo bando per la navigazione veloce verso le isole minori. È necessario che ognuno faccia sentire la propria voce e così come abbiamo più volte espresso
forti rimostranze per il taglio delle rotte, per la mancata partenza e i mancati viaggi in condizioni di tempo per noi discutibile dal punto di vista delle condizioni del mare. Noi crediamo di rappresentare gli interessi dei cittadini e se i cittadini decidono in modo autonomo di far sentire nelle forme che essi stessi decideranno la propria voce di fronte a questa situazione, sappiano che avranno il sindaco, la giunta comunale e tutta l'amministrazione al loro fianco. Si è tenuta questa mattina davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Trapani, Samuele Corso, l'udienza per il procedimento a carico di Giacomo Tranchida, chiamato a rispondere del reato di diffamazione nei confronti dell'imprenditore trapanese Riccardo Aiano. La vicenda è relativa alla conferenza stampa che tennero congiuntamente il sindaco di Trapani Tranchida e la sindaca di Erice Daniela Toscano il 13 febbraio 2019, qualche giorno dopo gli arresti del vice sindaco di Erice dell'epoca, Angelo Catalano. Vediamo il servizio. In quella conferenza Tranchida, secondo la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico, avrebbe offeso con più espressioni verbali la reputazione dell'imprenditore Riccardo Aiano, definendolo più volte imprenditore fallito, accusandolo di aver riportato una sentenza di fallimento e dileggiandolo con frasi quali imprenditore che sento dire in giro mi pare si chiami Aglianico, Allanico, Barbarossa, Barbaverde, so che è un bel personaggio. Aiano era in quei giorni l'artefice delle denunce che avrebbero originato di lì a qualche mese l'inchiesta giudiziaria nota come il caso parcheggi ad Erice e che portarono all'emissione di provvedimenti restrittivi, successivamente revocati e ritenuti immotivati dai giudici del riesame nei confronti della sindaca ericina Daniela Toscano e del fratello Massimo, consigliere comunale a Trapani. Proprio in quei giorni articoli di stampa avevano anticipato delle dichiarazioni di un imprenditore anonimo nelle cronache giornalistiche, definendolo un super test che aveva prodotto documentazioni utili. Tranchida, in quella conferenza stampa, riferendosi alle nebbie ricine e alle presunte manovre per screditare il suo operato e quello dell'amministrazione ricina guidata dalla Toscano, fece menzione di questo imprenditore appellandolo in maniera ritenuta offensiva dallo stesso Aiano, che ha quindi affidato la sua tutela all'avvocato Nino Sugameli e stamattina si è costituito parte civile. Tranchina invece è difeso dall'avvocato Giuseppe Rando. Il GUP, Samuele Corso, visto che il capo di imputazione riguarda un'espressione diffamatoria proferita durante una conferenza stampa che aveva per oggetto lo stato di fallimento dell'imprenditore Aiano, dopo l'audizione delle parti ha disposto di accertare l'esistenza di eventuali sentenze di fallimento a carico di Aiano o di società a lui riconducibili su tutto il territorio nazionale. Ha quindi disposto formalmente una delega d'indagine specifica ai sensi dell'articolo 422 del Codice Penale. Sostanzialmente si tratta di una parte istruttoria che il giudice ritiene integrativa e utile per la decisione sul rinvio a giudizio o meno. L'indagine è stata affidata alla Guardia di Finanza dell'aliquota della PG esistente presso il Tribunale di Trapani. Corso ha quindi rinviato tutto all'11 febbraio prossimo per l'udienza di discussione e quindi l'emissione del provvedimento o meno di rinvio a giudizio. Per gli appuntamenti su Telesud di questa sera alle 21 e alle 23 andrà in onda una nuova puntata di Res Pubblica Sicilia chiama Europa. Ospiti del direttore Nicola Baldarotta e il vicepresidente di Confindustria Sicilia Gregory Bongiorno e nella seconda parte il presidente di Federalberghi Trapani Antonio Marino. Sul sito internet telesudweb.it potrete trovare tutte le notizie del nostro gruppo editoriale. Adesso diamo uno sguardo al meteo e poi noi ci rivediamo con lo sport. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo sereno con mare mosso e vento da nord e nord-ovest. Le temperature saranno comprese fra gli 11 e i 13 gradi. In serata previsto ancora cielo sereno con vento da nord e mare mosso. Le temperature saranno comprese fra i 9 e gli 11 gradi. Nella mattina di domani previsto cielo nuvoloso con piogge modeste e mare molto mosso. Le temperature saranno comprese fra i 10 e gli 11 gradi e i venti soffieranno da nord-ovest.
Nel pomeriggio di domani previsto ancora cielo nuvoloso con piogge modeste e vento da nord-ovest. Il mare sarà molto mosso e le temperature rimarranno stabili sui 9 gradi. Sconfitta ieri per la pallacanestro Trapani sul parquet di Verona, la squadra di Parente ha perso 5 degli ultimi 6 incontri disputati. Vediamo il servizio. Sconfitta per la pallacanestro Trapani che ieri sul parquet di Verona ha perso il confronto con il risultato finale di 88-74, una gara in cui Granata hanno sofferto molto l'assenza di Andrea Renzi e Curtis Nowocha, assenti come Rosselli e Caroti per la formazione scaligera. I trapanesi però durante i 40 minuti di gioco hanno rincorso sempre il risultato e mai sono sembrati in grado di vincere il match. Ottime poi le percentuali dei veronesi che nella parte offensiva del campo sono stati incontrastabili per la difesa trapanese. Top scorer per la 2B Control Trapani Marco Mollura, autore di 19 punti. Una sconfitta pesante per la pallacanestro Trapani in termini di classifica con la formazione granata che si ritrova dietro solamente Biella e Bergamo. La squadra trapanese ha perso 5 delle ultime 6 gare e sta affrontando uno dei periodi più difficili da quando la società del presidente Pietro Basciano milita in Serie 2. Ascoltiamo coach Daniele Parente al termine della partita. Direi che abbiamo cercato di sopperire al gap fisico che ci aspettava, lo sapevamo, avevamo provato, è dura anche purtroppo replicarlo in settimana durante l'allenamento, perché non avendo poi lunghi a disposizione è anche difficile provare a fare alcune situazioni. Ho visto cose buone, reazioni d'orgoglio soprattutto da parte dei giovani. Potevamo fare meglio soprattutto all'inizio. È vero che cercando di limitare i loro lunghi abbiamo concesso canestri da 3 punti, ma questo l'avevamo messo in preventivo perché prevedevamo che Verona volesse picchiare la palla dentro avendo questo vantaggio di gap fisico, però non siamo mai riusciti a rientrare, minuti importanti per i ragazzi e spero che questa partita poi paghi i dividendi in avanti. Mai avuto purtroppo, brutto dirlo, la sensazione di poterla riaprire o vincere, ci abbiamo provato a inizio terzo quarto ma le cose sono andate in maniera sbagliata. Vediamo i risultati della 12ª giornata della Serie 2 Old Wild West Girone Verde, Urania Milano Torino 65-63, come abbiamo detto il Trapani ha perso sul parquet di Verona 88-74, Mantova Biella 92-80, Bergamo Tortona 67-78, Casale Monferrato Piacenza 76-82, Udine Orzinuovi 72-76, Capodorlando Treviglio 98-97. E adesso la classifica. Prima Tortona con 20 punti, seguita da Udine 14, Orzinuovi e Capodorlando 12, Torino, Piacenza e Casale Monferrato 10, Urania Milano, Mantova 8, Verona, Treviglio, Trapani 6 punti, Biella 2, chiude Bergamo a 0 punti. È morto lo scorso fine settimana all'età di 89 anni Carmelo Sarnelli, tifoso assai legato al Trapani. La sua figura è stata per decenni molto nota allo stadio provinciale con la sua ampia cassetta in legno ancorata al collo, carica di caramelle, gomme da masticare e bibite. La divisa di colore bianco ne ha fatto un esempio di tifoso semplice e legato alla maglia granata. La pallamano adesso, l'handball Erice batte l'Ariosto Ferrara e si avvicina alla Coppa Italia. Il servizio di Federico Tarantino. Successo con il risultato finale di 27-34 per l'handball Erice che sabato pomeriggio ha espugnato il campo dell'Ariosto Ferrara. Una vittoria che porta a 4 successi di fila delle arpie che si avvicinano alla qualificazione in Coppa Italia. Una vittoria al termine di un incontro assai combattuto e in cui coach Fernando González Gutiérrez ha dovuto fare i conti con le rotazioni ridotte. Un successo che nasce dalla difesa della formazione ericina. Al termine del primo tempo le squadre si trovavano in pareggio. Nella seconda parte della gara l'handball Erice è stata assai precisa, stringendo le maglie, capace di gestire nel finale il leggero vantaggio acquisito. Tra i singoli, positiva la prova di Valentina Terenziani, autrice di 7 reti, che ha così analizzato il momento positivo delle arpie. Veramente siamo contenti della partita che abbiamo fatto, innanzitutto complimenti alle ragazze del Ferrara, che
ci hanno fatto fare fatica abbastanza. E il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto quest'anno, scusate il mio italiano è un po' così. E siamo molto contenti, stiamo lavorando tanto con il nostro nuovo allenatore e piano piano si andrà avanti. Tina, adesso però colta la salvezza, l'obiettivo diventa? E piano piano, vincere tutte le partite, abbiamo qualificato alla Coppa Italia, però vogliamo anche vincere. Per il nostro approfondimento di oggi, il sondaggio di Demopolis, i siciliani si dicono favorevoli ad un inasprimento delle misure di prevenzione del contagio per arginare la pandemia che dilaga nell'isola. Vediamo il servizio. Il 70% dei siciliani apprezza la decisione prudenziale richiesta dal governo Musumeci di porre dall'11 gennaio la Sicilia in zona arancione. I cittadini la ritengono oggi una scelta necessaria per prevenire un ulteriore incremento dei contagi. Poco meno di un quarto la considera sbagliata ed eccessiva. E quanto emerge da un'indagine condotta nelle ultime 24 ore dall'Istituto Demopolis, che ha misurato a caldo l'impatto sull'opinione pubblica regionale della scelta del governo regionale di attuare in Sicilia misure più stringenti dopo il recente aumento della curva dei contagi a seguito delle festività di fine anno. In termini analitici, tra i siciliani risulta alta l'adesione alla scelta prudenziale. Il 40% ritiene corretta la zona arancione per l'isola. Nel timore della terza ondata, tra gennaio e febbraio, un terzo degli intervistati avrebbe ulteriormente inasprito le misure di contenimento con l'istituzione della zona rossa. Il 21% avrebbe preferito invece una Sicilia tinta di giallo per tutelare la mobilità e le attività produttive. La preoccupazione dei siciliani per la diffusione del coronavirus nell'isola, spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento, è tornata a crescere negli ultimi giorni, passando dal 75% del 22 dicembre all'83% di oggi. La scelta di misure più stringenti per il contenimento del virus appaiono motivate agli occhi dell'opinione pubblica anche dalla necessaria tutela della campagna di vaccinazione appena iniziata. Per più di 7 siciliani su 10 l'arrivo dei vaccini contro il Covid rappresenta una grande opportunità per uscire dalla pandemia nel 2021. Nell'opinione pubblica siciliana è alto il consenso alle scelte istituzionali assunte nelle ultime ore dal Ministero della Salute e dal Governo regionale per contrastare l'emergenza pandemica con l'istituzione di una zona arancione rafforzata. Condivisa da quasi 8 siciliani su 10 è la scelta della severità rispetto agli arrivi nell'isola. Il 78% degli intervistati apprezza la scelta prevista dall'ordinanza del Presidente della Regione Musumeci di proseguire l'esperienza attuata per le festività di fine anno, mantenendo nel mese di gennaio uno screening mirato sul Covid per chi arriva in Sicilia con l'obbligo di tracciamento e di tamponi. Sebbene si tratti di interventi di impatto pesante sul tessuto sociale, si dimostrano condivise anche le misure riguardanti la scuola in Sicilia previste dal governo regionale. Il 60% valuta positivamente la decisione di tenere a casa i più piccoli con la didattica a distanza fino al 16 gennaio per elementari e medie, prolungabile a discrezione dei sindaci. Oltre 7 siciliani su 10 intervistati da Demopolis concordano sul mantenimento della DAD fino al 30 gennaio per le scuole superiori e le università. Ben ritrovati con la seconda edizione del nostro notiziario. Uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per sostenere attraverso IRFIS le imprese del settore ricettivo e della ristorazione. È questo l'ammontare dei nuovi fondi messi a disposizione dal governo Musumeci per le misure dedicate agli imprenditori dei due comparti tra i più colpiti dalla pandemia. Il nuovo stanziamento sarà disponibile con un decreto dell'assessore regionale all'economia Gaetano Armao e porterà a 20 milioni di euro l'impegno di spesa complessivo per le misure a favore del settore ricettivo e di quello della ristorazione. Il primo stanziamento, pari a circa la metà della cifra complessiva, era stato impegnato da IRFIS nell'arco di appena 3 mesi. E adesso passiamo all'andamento dei contagi. Siamo già di fronte alla terza ondata in provincia di Trapani. Una domanda che spinge a ragionare sulla istituzione di una zona rossa, almeno nei capoluoghi e nelle città più grandi.
I numeri dei positivi in provincia di Trapani crescono con una progressione preoccupante. Marsala ha subito un aumento di nuovi positivi che la attesta al primo posto in provincia, con 611 casi. Seguono Mazara con 463 casi e Trapani con 456. Al capoluogo e alle sue dinamiche economiche e sociali possono essere ascritti anche i casi di Erice, 159, Valderice, 115 positivi e Paceco con 51. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio sono circa 1.500 di media i nuovi casi giornalieri riscontrati in Sicilia. A livello nazionale, 4 delle prime 5 province con il più alto aumento di contagi nell'ultima settimana sono siciliane. A guidare la classifica è Siracusa, seguita da Vibo Valentia e Messina. Al quarto posto Trapani più 17%, mentre al quinto la provincia di Caltanissetta. Numeri che hanno spinto il presidente dell'ANCI e il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, a chiedere al presidente Musmeci l'istituzione della zona rossa nei capoluoghi. Scoppiano altre due grane per l'ASP di Trapani. Il Covid-19 entra nuovamente nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, dove sono risultati infettati dal virus SARS-CoV-2 un paziente, due infermieri e un operatore sanitario del reparto di medicina. Il paziente, che ha accusato alcune linee di febbre, è stato trasferito presso il Covid Hospital di Marsala, mentre gli operatori sanitari contagiati sono stati posti in isolamento presso le loro abitazioni. L'altra grana è relativa alle vaccinazioni. A Gibellina alcune dosi di vaccino in più rispetto alla pianificata attività di vaccinazione sono state somministrate a docenti, operatori del servizio civile e vigili urbani. L'ASP di Trapani ha avviato un'indagine interna per capire cosa sia accaduto e per individuare il cortocircuito che ha portato a somministrare le dosi a persone non inserite nel piano nazionale di vaccinazione. Il commissario straordinario dell'ASP, Paolo Zappalà, ha chiesto una relazione scritta ai responsabili del centro di vaccinazione di Salemi ed ha confermato che le indicazioni date dal responsabile della campagna vaccinale sono precise e rigide, rispettare le priorità previste dalla regione e dal ministero. Adesso una buona notizia, ha sconfitto il Covid-19, ha 101 anni l'ultima paziente dimessa dal Covid Hospital di Marsala, non ha voluto parlare con i giornalisti, ha detto soltanto che sta bene. Intanto il dottor Francesco Giurlanda traccia un bilancio della situazione epidemica in provincia. Siamo con il dottore Francesco Giurlanda, che è il direttore sanitario della struttura del Polo Borsellino di Marsala. Oggi verrà dimessa una anziana di 101 anni che ha lottato e ha sconfitto il Covid. Ma a Marsala, così come nel resto della provincia, c'è una grande escalation di positivi. Dottore Giurlanda, cosa dobbiamo fare? Sicuramente quello che sta succedendo ora è frutto delle feste, è frutto di non aver osservato quelle che erano le precauzioni da osservare. Quello che è successo subito dopo l'estate sta succedendo ora dopo le feste, cioè il mantenere la mascherina, il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani sicuramente sono stati trascurati e le immagini che si vedono talvolta di centri commerciali, di negozi, di punti di raduno di giovani che non osservano quelle che sono le norme. Si pensa sempre che questa malattia possa colpire gli altri e non che possa colpire noi e quindi si vive in maniera più tranquilla, senza nessun tipo di precauzione. Io posso solo dire che l'ospedale di Marsala ha visto un trend in crescita esponenziale di ricoveri, abbiamo riaperto dell'ospedale che avevamo chiuso subito dopo all'inizio di dicembre e ora c'è un trend in crescita. La nostra capacità ricettiva è quasi al completo, per cui raccomando sempre di più, cercate di prendervi cura di voi stessi. Questa è la cosa più importante da fare. In attesa che si possa arrivare alla vaccinazione di massa e quindi stare più tranquilli. Torniamo a Trapani, al cimitero sono stati ultimati i lavori per altri 248 nuovi posti, sono 77 le salme in attesa di sepoltura. Corsa contro il tempo, in pratica quella dell'amministrazione comunale di Trapani, guidata dal sindaco Tranchida per sopperire la mancanza di loculi disponibili al cimitero.
E di oggi la nota del sindaco, con la quale rende noto il fatto che sono stati ultimati i lavori che rendono fruibili altri 248 nuovi loculi allocati al secondo piano dell'edificio cimiteriale ubicato nella zona dei campi di inumazione. Inoltre è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico di Protezione Civile per il completamento di ulteriori 140 loculi, sempre nello stesso padiglione. Attualmente sono 77 le salme in attesa di sepoltura, i cui familiari da domani verranno contattati e, assolti gli oneri burocratici, si potrà procedere alla tumulazione. Purtroppo le difficoltà tecniche e amministrative, aggravatesi con la pandemia, dichiarano il sindaco Tranchi e l'assessore Nini Romano, non ci hanno consentito la necessaria tempestività per assicurare immediata sepoltura a tanti concittadini trapanesi. Adesso l'emergenza gradualmente rientrerà e si potrà supplire al triste fabbisogno per diversi mesi e comunque entro 30 giorni potremo anche esperire un progetto per pianificare meglio il futuro anche in termini di potenziamento di investimenti, operatività funzionale e gestionale.